regole interpretandole veramente. Io sono molto contenta che in questa giornata si marcerà nel nostro paese. In 71 città ci saranno marci di donne e uomini scalzi per segnare un'attenzione, perché finalmente anche chi è attento all'accoglienza, è attento ai problemi dell'esito, è attento all'umanesimo che ci deve guidare, ecco, fa sentire, tutte queste persone fanno sentire la propria voce, così non sentiamo soltanto la voce di quelli che sono contro, che vogliono costruire i muri, che vogliono di nuovo l'Europa con le frontiere. Proprio ieri è partito un altro muro in Macedonia. L'Europa è nata con un progetto diverso, quello di abbattere i muri e di arrivare ad un'unione e a un progetto comune. Ecco, mi piacerebbe che questa attenzione permeasse anche i comportamenti dei legislatori, del governo, dei funzionari, che forse hanno bisogno di maggiore attenzione, di educazione, di informazione e anche un poco di, permettetemi, di educazione sentimentale. Grazie. La ringrazio. Passiamo ora all'interpellanza urgente 2.1067 degli onorevoli Fico ed altri, concernente iniziative finalizzate a contrastare il radicamento della criminalità organizzata nella città di Napoli. Chiedo all'onorevole Fico se intende illustrarla. Prego, prego, presidente Fico. Grazie Presidente. Questa mattina a Napoli, nel rione Sanità, si sono svolti i funerali del ragazzo 17enne ammazzato dalla criminalità, che si chiamava Gennaro Cesarano. In questo momento e anche questa mattina, mentre ascoltavo le risposte dei vari sottosegretari, le interpellanze degli altri deputati anche sulla questione di Napoli, immagino quanto queste parole, questo sentire possa rimbombare in quest'aula vuoto nelle anime delle persone che questa mattina hanno partecipato ai funerali nel rione Sanità.